Benvenuti comunque a tutti e tutti al 4T, al Tech Transfer Think Tank 2021, perché siamo arrivati all'ottava edizione di questo evento, quest'anno parzialmente in presenza ed ancora in gran parte digitale. Credo che ci siano più di 350 persone collegate con noi. Crediamo fortemente in questo progetto che negli anni si conferma l'evento di riferimento per tutti coloro che si occupano a vario titolo di trasferimento tecnologico nel significato più ampio del termine nel nostro paese. Fare informazione, fare formazione, rendendo sempre più consapevoli gli italiani dell'importanza del tech transfer e favorire il networking fra le persone continuano ad essere gli obiettivi di questo cammino che stiamo facendo, perché è un think tank che continua ad evolversi. 8 anni fa, quando abbiamo iniziato questa avventura, abbiamo cercato ispirazione all'estero, andando a trovare alcune best practice al di là dell'oceano, in Russia, in Inghilterra, in Giappone, Cina. Oggi le best practice le abbiamo anche qui, in Italia, e questo ci rende particolarmente felici. Le avevamo anche prima, ma oggi abbiamo imparato a valorizzarle, a crederci, ad investire in maniera più importante e credere in uno sviluppo tecnologico che permette di migliorare la vita delle persone. C'è ancora tanto da fare sicuramente, ma il percorso sembra segnato, perché ciò che è successo in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno e mezzo, ha favorito il cambiamento, ha obbligato tutti noi a cambiare le nostre abitudini nella vita professionale e privata, ma soprattutto c'è stata un'accelerazione di fenomeni che avrebbero richiesto molto più tempo per diventare realtà. Per questo, anche quest'anno abbiamo scelto il tema della salute. Non certo per parlare nuovamente di quanto abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni e che ancora purtroppo stiamo vivendo, ma con la volontà di andare oltre, di spostare lo sguardo in avanti, di dimostrare che lo sviluppo tecnologico, la ricerca, l'innovazione e un approccio collaborativo possono aiutarci a superare le crisi, anche quelle più gravi. Oggi parliamo di Big Data e di salute digitale e andiamo ad indagare un tema estremamente complesso che apre sicuramente scenari interessanti, a volte persino un po' inquietanti, perché dataset sempre più grandi, veloci e complessi, impossibili da elaborare con metodi tradizionali e tantomeno gestibili e processabili dal cervello umano che ha degli evidenti limiti, possono essere solo processati dall'utilizzo della tecnologia, perché la tecnologia permette di estrapolare, gestire, organizzare, ma poi devono essere messi a servizio delle persone, devono servire per accelerare le cure, per renderle più precise, per personalizzare, tutelando anche aspetti come la privacy, la sicurezza del dato. Riteniamo, e penso che oggi sarà molto interessante discuterne con tutti i nostri relatori, che l'uso dei big data e lo sviluppo della digital health sono fenomeni cominciati che probabilmente non si possono più fermare, anzi probabilmente aiuteranno a sdoganare anche temi come quello dell'intelligenza artificiale, che dovrà trovare il modo di poter essere accolto da un pubblico via via meno diffidente nei suoi confronti. Pensiamo al digital health che andrà probabilmente ad essere utilizzato nella fascia più anziana della popolazione, quindi dovremmo fare un salto culturale a una parte importante e sempre più importante della nostra popolazione. Lo sviluppo tecnologico deve andare pari passo con un nuovo umanesimo, ritengo, perché rimette al centro in qualche maniera, è vero che c'è la tecnologia che va sempre più veloce, ma dobbiamo sempre non dimenticare l'uomo, ma un uomo che deve essere anche consapevole del proprio agire e questo sviluppo deve essere sostenibile e attenzione anche all'impatto che ha sull'ambiente che lo circonda, perché oggi non possiamo prescindere da uno sviluppo che deve essere comunque sostenibile e attento all'ambiente per lasciare un futuro, se possibile, a quelli che ci seguiranno. Per questo motivo servirà ancora di più un approccio interdisciplinare ed integrato, perché i fenomeni in atto necessitano di competenze specialistiche in settori spesso molto diversi tra loro, che devono poter dialogare e lavorare in sinergia. Ecco, speriamo che finalmente ci sia stata un'ulteriore spallata a quello che a qualche edizione fa avevamo definito gli ecosistemi, che in Italia sono spesso stati, se non la causa principale, sicuramente causa della nostra arretratezza. E in questo il trasferimento tecnologico si dimostra ancora una volta al servizio dell'innovazione.
Insomma, oggi abbiamo temi molto avvincenti e stimolanti da affrontare, in questo dobbiamo ringraziare il comitato scientifico, caratterizzato da una forte presenza di persone esperte in ambito di life science, che occupano posizioni di rilievo nell'ambito dell'innovazione e dello sviluppo, delle università, delle istituzioni. Un meraviglioso parterre, composto dai maggiori esperti in Italia, che ha anche il compito quest'anno, che ha avuto anche il compito quest'anno, di definire i temi da trattare e i relatori che abbiamo coinvolto. Quindi io ringrazio, perché se 4T continua a avere una ricchezza di argomenti e continua a essere stimolante, come credo sarà stimolante questa edizione, lo dobbiamo proprio al nostro comitato scientifico. Abbiamo anche quest'anno la Gallery Walk, che è un punto di riferimento, sempre ancora in versione digitale purtroppo, che però dà voce a un grande parterre di relatori che raccontano in video interviste che in stadi del mondo del technology transfer. Credo che ci siano più di una ventina di persone e saranno da oggi online sul sito dell'evento. Poi vorrei fare un particolare ringraziamento al pubblico, soprattutto ai fedelissimi che ci seguono edizione ed edizione, dove abbiamo sempre cercato di dare comunque uno spazio per interagire, perché solo attraverso il dialogo possiamo davvero diffondere questa cultura del tech transfer in Italia e quella, la cultura che noi riteniamo che sia poi quella di avere una ricaduta sulle imprese e quindi fare impresa con i risultati della ricerca. Potete interagire con noi attraverso domande via chat oppure inviando una mail a 4t@tiacobacci.com. E poi ovviamente, last but not least, un grande ringraziamento al comitato organizzatore, un team variegato di professionalità accumulate da passione, bisogna dirlo, e competenza, impegnate affinché il 4T sia ancora più stimolante ed arricchente dell'anno precedente. Anche quest'anno abbiamo rinnovato la coorganizzazione con l'Università degli Studi di Milano e ringraziamo per la partecipazione Roberto Tiezzi. Abbiamo intensificato la collaborazione con Fiorenza Lipparini di Plus Value, che è anche la nostra ospite, grazie alla quale oggi siamo ospiti al Mind. Il Mind non è stato facilissimo per tutti trovarlo, per quelli presenti, infatti lo vogliamo unire, lo vogliamo mettere fra le prove di test per l'esame. Daranno dei crediti fornarato, dei crediti formativi probabilmente. Poi abbiamo Shiva Locisano, che è con noi da diverse edizioni del Politecnico di Torino, Lorenzo Dossi dell'Istituto Italiano di Tecnologia, Esther Valzano dell'Università degli Studi di Milano, Daniele Bettini, naturalmente i colleghi della Iacobacci & Partners, Paolo Ernesto Crippa, Valeria Croce, Matteo Mozzi, Viola Zazzara, a cui va un pensiero un po' speciale, Alessandra Bianco e Federica Orlandi. Difficile citare tutti in questa perché 4T si conferma un successo solo perché è grazie al contributo di tutti e di tutti voi. L'evento a cui state per partecipare si preannuncia come sempre stimolante e conferma l'impegno di Iacobacci, che ormai ci dedica da 8 anni e che nasce proprio dal nostro desiderio di mettere a fattore comune in Italia l'esperienza che abbiamo maturato grazie a una privilegiata visione del mondo che ci permette di intercettare in anticipo l'innovazione nel nostro paese e nel resto del mondo. Rimaniamo infatti convintissimi che il progresso, l'innovazione e la tecnologia attraverso il technology transfer abbiano un positivo impatto sullo sviluppo della società e dell'economia. Diciamo che prima dell'economia e poi della società, a seconda dei due fattori, soprattutto quello che è importante è lo sviluppo della società. Per concludere vi ricordo di condividere pensieri, foto e video sui social usando l'hashtag 4T Iacobacci. E prima di lasciare spazio alla parola ai nostri relatori e moderatori, passo la parola a Maria Pia Bracchio, che è qui sul palco con me, prorettore vicario e prorettore delegato alla ricerca e all'innovazione dell'Università degli Studi Milano, e vi saluto con l'augurio che questa possa essere una giornata proficua per tutti noi, perché quella riunita oggi è una parte dell'Italia importante che innova, che ci crede e che lo fa con grande passione. A te Maria Pia. Grazie molte per questa introduzione che direi molto appropriata e arriva al momento giusto, nel senso che il convegno di oggi è veramente molto timing. Infatti sono particolarmente contenta di essere qui oggi
perché si sta parlando tantissimo ormai da diversi mesi della possibilità di sfruttare la grande ricchezza che deriva dai dati sanitari, ponendoli così al servizio della salute dell'uomo, sia delle persone in salute che delle persone malate. Quindi lo sfruttamento di questi dati ci può dare dei vantaggi davvero straordinari, sia per quello che riguarda il monitoraggio dello stato di salute del paziente, anche il monitoraggio da remoto e in continuo dell'efficacia e della sicurezza delle terapie farmacologiche, sia per quello che riguarda, come tutti sappiamo, la personalizzazione della terapia, l'individuazione di sottopopolazioni di soggetti che possono e devono essere trattati con modalità diverse, e sia anche naturalmente per quello che riguarda la prevenzione delle malattie stesse, soprattutto di quelle croniche che, come abbiamo sentito, sono in grande aumento semplicemente perché aumenta l'età media della popolazione, no? Quindi ci troviamo a che fare con una popolazione sempre più anziana e quindi sempre più suscettibile di ammalarsi. La possibilità di sfruttare questi dati è davvero straordinaria, non solo per le applicazioni più pratiche che ho appena elencato, ma anche perché questi dati in realtà rappresentano una fonte incredibile per nuove ricerche. Poter accedere a questi dati, poterli studiare, poterli inquadrare nel percorso diagnostico e di corso clinico permette anche di capire meglio le basi delle malattie, no? Quindi sono dati straordinari che si prestano ad essere utilizzati anche per applicazioni di ricerca che non erano state pensate prima, quando questi dati sono stati raccolti e generati, ma che possono essere, come dire, tarate riutilizzando questi dati anche per scopi diversi. Quindi è davvero una posizione, una prospettiva straordinaria. Fra l'altro va detto che l'Italia da questo punto di vista si trova veramente in una situazione privilegiata per iniziare immediatamente lo sfruttamento di questa grande ricchezza, grazie alle politiche di sanità pubblica che hanno permesso nel corso degli anni di costituire una varietà, una grandissima varietà di data lake, quindi di set di dati clinici, che adesso devono essere però scambiati in maniera ovviamente etica e corretta, se ne deve regolamentare l'accesso e si devono fondere questi dati dei database pubblici con quelli dei database privati, con un'armonizzazione e una legislazione, un indirizzo etico che devono essere comuni, cioè che si devono decidere insieme in modo da poter lavorare tutti nella stessa direzione, no? Quindi l'uso di questi dati pone sfide e al tempo stesso opportunità straordinarie, però abbiamo una serie di problemi da risolvere, che è quello per esempio di regolamentarne l'accesso, di permettere che questi dati siano ottenuti, immagazzinati in maniera armonica e consistente, in modo che poi possano essere confrontati i dati che provengono da database diverse, con naturalmente tutte le precauzioni del caso che riguardano le implicazioni etiche e geogiuridiche. Quindi dobbiamo sviluppare una policy comune, e questa è la prima cosa, secondo me, una policy proprio di indirizzo che deve venire dall'alto, alla quale devono partecipare proprio tutti i portatori di interesse di questi dati, dai pazienti agli enti sanitari e a tutti quelli che hanno, che sviluppano, studiano, hanno accesso a questi dati, in modo tale da poter poi definire delle regole di accesso comune, poterle sfruttare al meglio. Lo sfruttamento porterà a delle conseguenze straordinarie, perché per esempio è stato stimato che se noi ci mettiamo nella posizione di poterli sfruttare veramente nell'arco di un decennio, questi dati possono portare ad un risparmio della spesa sanitaria di circa, una riduzione enorme delle ospedalizzazioni, un risparmio della spesa sanitaria di quasi 50-60%, quindi una rivoluzione anche dal punto di vista economico.
Prima di chiudere vorrei spendere due parole su un'altra cosa molto importante che mi ha ricordato la collega con la sua introduzione sul tech transfer. Ora, noi sappiamo che la ricerca in Italia, sia la ricerca di base anche quella applicata, raggiungono livelli di eccellenza molto alti che sono straordinari per il relativamente piccolo numero di ricercatori che noi abbiamo. Sappiamo anche che infatti si sta facendo molto in questi momenti, in queste settimane, in queste ore, addirittura c'è un'attività frenetica, no, al MUR, al MISE, anche per promuovere, per aumentare il numero dei ricercatori che lavorano in Italia. Però nonostante l'eccellenza della nostra produzione scientifica, noi rimaniamo dei moderate innovator, no? Cioè, quindi la nostra capacità di innovare e di trasformare l'eccellenza di questi dati in applicazioni per l'ambiente e per la salute, per la società, rimane bassa. Quindi c'è un problema di trasferimento. C'è un problema di tech transfer. Il numero dei brevetti è molto alto, quindi non abbiamo un problema di numero di brevetti. Abbiamo un problema di sfruttamento di questi brevetti. Quindi sto dicendo cose che le colleghe conoscono molto molto meglio di me. Però è successo qualcosa proprio con la pandemia, no? Quindi la pandemia cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che non c'è differenza, non deve esserci differenza fra quella che noi chiamiamo ricerca di base e ricerca applicata. Ci ha insegnato che la ricerca di base non è un fiore all'occhiello, non è una cosa di cui vantarsi e basta. La ricerca di base dà dei profitti immediati se viene sfruttata bene. Se voi pensate che in un anno, meno di un anno, siamo riusciti a fare un vaccino senza le tecniche di biologia molecolare, che sono tecniche sviluppate per la ricerca di base, che ci consentivano di isolare il virus, di sequenziarlo, di individuare le parti attive del virus, sviluppare quindi un vaccino che potesse bloccare questo virus, ecco, senza la ricerca di base e le metodologie messe in atto dalla ricerca di base, questo non sarebbe stato possibile. Quindi nella pandemia, nella negatività della pandemia, abbiamo imparato una grande cosa, che la ricerca di base non solo va sostenuta, ma deve essere sostenuta una filiera virtuosa che permette ai dati della ricerca di base di trasformarsi, non dico immediatamente, ma proprio nel breve, medio termine, in qualcosa di utile. In questo caso siamo stati in grado di farlo ed è stata una, io credo, un'esperienza straordinaria fatta a livello globale, una cosa che non è mai successa prima e che ci dice che lo possiamo fare, no? Che lo possiamo fare e possiamo anche combattere tutte quelle lungaggini burocratiche che in genere ostacolano la trasformazione di una scoperta in un'applicazione. A livello anche nazionale l'abbiamo visto, no? L'AIFA, che notoriamente di cui sempre ci lamentiamo perché è lenta, è riuscita ad approvare una serie di terapie, l'EMA, i vaccini, nell'arco di pochissimo tempo. Quindi questo è possibile e se permettete lancio anche una sfida di cambiare questo termine trasferimento tecnologico. Se voi leggete il Programma Nazionale Ricerca e Innovazione 2021-2027 che ha ispirato poi il PNRR, cioè quindi il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, trovate continuamente riferimenti allo scambio di conoscenze, quindi non più tra technology transfer in una filiera monodirezionale, in cui da una parte c'è l'università, l'accademia o l'ente di ricerca che fa la scoperta e dall'altra parte c'è chi la applica, no? Anche perché sia chi fa la ricerca di base sia chi la applica sfrutta delle conoscenze, delle tecnologie di altissimo livello che sono, dal punto di vista qualitativo, assolutamente comparabili. Non ci sono attori di serie A o attori di serie B in questa filiera. Questa deve essere una filiera non solo continua, senza separazioni, senza divario. È infatti uno dei principi che trovate e che trasfonde, cioè è percepibile in tutto il PNR, è proprio questa di
superare questo divario fra ricerca di base e ricerca applicata. Una filiera continua in cui tutti lavorano insieme fin dal primo momento, tutti i portatori di interesse si siedono al proprio tavolo e lavorano insieme, ottenendo insieme un risultato unico. Quindi con questo augurio, quindi un knowledge transfer al posto di un tech transfer, che auguro buoni lavori al pubblico di oggi e a tutti gli esperti che partecipano. Grazie. Grazie Maria Pia. Ragazzi, per il prossimo anno dobbiamo cambiare nome al convegno, non sarà più Tech Transfer, quindi avremo un lavoro in più da fare.